Ciao ragazze, benvenuti o bentornate sul mio canale. Io sono Federica, per chi ancora non è iscritta mi presento. Sono una donna qualunque, una donna come voi e oggi andiamo a vedere insieme il mio ultimo shopping da Primark e Zara. Ma prima di tutto, come sempre, vi invito a seguirmi sulla mia pagina Instagram, La Donna Qualunque, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto per supportarmi tutti i miei video, insomma, spero che vi interessino, e lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Vi aspetto su Instagram, mi raccomando, a fine marzo, giveaway! Allora ragazze, sono andata da Primark settimana scorsa e ho acquistato, inizio da Emma, le ho comprato queste sneakers con le pagliettine, quelle che si intercambiano, diventano da bianco opaco a bianco perlato, numero 35, le ho pagate 14 euro, sono carinissime. Vado veloce perché c'è un po' di roba, quando si entra da Primark la 100 euro canonica la si spende sempre, cioè matematica. Un altro regalino che ha fatto mia mamma Emma, sempre 14 euro, è questo chiodo in ecopelle rosa con la zip, carinissimo, è tutto rose gold, la metalleria, e questo nella taglia 9-10 anni, appunto 14 euro, per la primavera. Lo trovo una cosa molto sfiziosa. Procedo facendovi vedere queste che vi avevo fatto vedere all'interno del video dove facevamo un giro da Primark, ve lo lascio in info box se vi interessa vedere non solo quello che ho comprato ma quello che è disponibile da Primark. Sono tre pezzi, sono queste salviettine per struccarsi solo con l'acqua. Queste le utilizzerò e vi farò sapere nelle storie di Instagram cosa ne penso, quindi se vi interessano queste salviettine, diciamo, per struccarsi senza l'ausilio, diciamo, i detergenti, seguitemi per sapere cosa ne penso. Ce ne sono all'interno tre, il costo è di 3 euro, quindi più o meno 1 euro a salviettina. Sapete che quando vado da Primark non mi faccio mai mancare i miei 7 paia di calze a 3 euro, quindi calzini bianchi a 3 euro. Poi ho acquistato questo set di orecchini che costava 3 euro, ok, con diamantini, le palline, oro e le perline, era scontato a 1 euro, ne ho comprato anche questo. Vi faccio un piccolo spoiler: qualcosa di questo haul andrà nel giveaway, quindi occhi aperti. Altro acquisto che ho fatto è questa maschera monodose, va applicata 15 minuti sul viso, si chiama Pink Clean, è una maschera per ridurre i pori, si chiama proprio Pore Refining, è arricchita con Pink Clay, che non so cosa sia, aiutatemi, e estratto di fiori di loto all'argilla rosa. È sempre skincare coreana, qua c'è scritto, c'è il bollino, e mi incuriosiva questa 1 euro e quindi ho comprato questa. Penso che sia una maschera nuova, sinceramente, perché non l'avevo vista l'altra volta. Ta-da-da-da! Siccome ho riempito l'espositore dei rossetti e non avevo più spazio, ne ho comprato un altro. Questo espositore costa 10 euro, ci stanno dentro un botto di rossetti, circa una quarantina più in questi scomparti, potete mettere. Se non avete stra tanti rossetti, anche per dire mascara, le matite labbra, le matite occhi. Quindi mi piace un sacco. È impilabile perché ci sono anche sotto gli scomparti con i cassettini, sempre in plexiglass uguali. Però io prendo solo questi perché poi li metto direttamente sui mobiletti. Infatti comprerò un altro mobiletto di Ikea, come avete visto nella mia makeup collection, perché già si è ingrandita in una maniera esponenziale. Poi mi sta prendendo la fissa per la skincare, quindi vedremo anche tanti prodotti per la cura della pelle, che non è da trascurare assolutamente. Altro acquisto, ho preso le salviettine, sapete che io uso quelle verdi che mi trovo da Dio, ho preso queste che sono delicate per le pelli sensibili, quindi queste andranno nel giveaway, vi faccio un piccolo spoiler. Le ho prese per pelli sensibili perché non so chi si aggiudicherà il giveaway, quindi non volevo prenderle né per pelli grasse né per pelli secche, in quanto ho detto per pelli sensibili sicuramente vanno bene un po' per tutti i tipi di pelle, e allora ho comprato le salviette, ma non solo quelle. Poi una cosa che mi ha incuriosito tantissimo è il gel patch per le labbra.
alla ciliegia, amarena, cranberry, no, cranberry, cos'è? Mirtillo, ragazze. Comunque non sappiamo a che gusto è, comunque cranberry credo che sia mirtillo, aiuto. E questo qui è un patch per le labbra da appunto mettere sulle labbra 15-20 minuti per andare ad apportare la giusta idratazione alle labbra. Quindi mi incuriosiva tantissimo e ho preso anche qua. Io le comprerei tutte perché adesso veramente, se avete visto il video, mi sono soffermata proprio sul reparto maschere ed è una cosa esorbitante, le vorrei provare tutte ogni volta, però alla fine se ci sono 50 tipi di maschere, 1 euro a maschera, 1,50 euro, 2 euro, alla fine sono 50-100 euro. Quindi ragazze, andiamoci piano. Un acquistino che ho fatto per me è il biker, quindi il giubbottino classico, diciamo, in ecopelle, perché da Primark, ragazze, li trovate di tutti i colori, di tutti i sapori, di tutte le taglie e ai prezzi più convenienti del mercato. L'anno scorso l'ho preso blu elettrico, non ve l'ho fatto vedere, ce l'ho di là mai messo ancora, e questo l'ho pagato 17 euro, quindi stra poco. Il mio l'avevo preso da H&M, quello che avevo, era molto bello, però l'ho strausato, l'ho strarovinato, ne ho altri però al momento non mi entrano e quindi mi serviva un chiodino in ecopelle, diciamo abbastanza economico da mettere poi in primavera, anche perché mi piace cambiare, ce li ho di vari colori e quindi ho detto vabbè, non vale la pena di spenderci tantissimo per il momento, poi vedremo, magari poi mi viene il trip di averlo in nappa e ci vado a spendere 300 euro, perché io oggi dico una roba, domani mi sveglio e penso tutt'altro. Quindi da Primark ho preso questi che sono i jeans, quelli a vita alta skinny, con i strappi di questo nero slavato un po', che vi straconsiglio se non avete un fisico perfetto come il mio, quindi un po' di cellulite, un po' di ciccia, un po' di tutto, perché questi sono a vita alta, vestono grande, perché io ho preso una 44 italiana, di alcuni pantaloni non mi andava la 46, quindi valutate un po' voi. E hanno gli strappi sul ginocchio, ci sono anche senza, ci sono blu, ci sono di diversi lavaggi, questi sono di un lavaggio nero leggermente consumato e hanno gli strappi sulle ginocchia. L'ultimo acquisto che ho fatto da Primark è un'altra maschera viso alle rose rilassante, anche questa a 1 euro, 15-20 minuti di posa, e ovviamente sapete ho preso queste qui perché mi sembravano le più pink, le più femminili così, e quindi ho acquistato appunto, questi sono stati i miei acquisti da Primark. Ho speso in totale 72 euro. Questo è un abitino che ho preso da Zara, fantasia micro piede pull, l'ho pagato scontatissimo 10 euro, mi piace perché non segna soprattutto, e poi ha la balzettina sotto molto molto carina, manichina corta e arricciato sul collo. Allora, qui troviamo due pezzi e non sono propriamente abbinati, li ho abbinati io adesso perché per circostanze, perché non ho preso altro. Da Zara ho preso questa magliettina che è favolosa perché maschera tutto il lardo e c'era nera, poi c'era una sorta di rosa un po' particolare, un po' spento, e poi c'era così bianca, l'ho pagata 7,95 euro, manica corta, su, morbidissimo cotone. Poi un altro acquisto che ho fatto sono questi pantaloni a vita altissima, che non so se riuscite a vederli, adesso devo ricucirgli bene le tasche perché erano un po' scuciti. La maglietta è taglia M, il pantalone è taglia L, sono elegantini sotto a sigaretta con la piega, non riesco a farveli vedere, dopo me li tolgo, magari ve li faccio vedere meglio. Sono a sigaretta con la piega e elegantini. Questi ci sono in beige, in blu, in nero, in rosa e forse in bianco. E c'è anche la giacchettina sopra da abbinargli, io ho preso solo il pantalone. In diretta vi faccio vedere il chiodo che ho preso da Primark e mi piace tantissimo, vedete, anche con sotto una magliettina molto semplice, è abbastanza per tutti i giorni, mi piace molto come, diciamo, giubbino primaverile, molto carino, 17 euro. Il pantalone di Zara viene 29,90. Ok ragazze, non sto ad indossarli ma ve li faccio vedere da qui in modo che si vedano un po' meglio. Questi sono i jeans
aderenti, sono veramente super super elasticizzati. Se passate da Primark, io di questo modello ce li ho un po' di tutti i colori, ci sono sia con gli strappi che senza, si possono risvoltare sul fondo, sono a sigaretta e devo dire che a me piacciono molto quelli che vestono largo, però purtroppo essendo già rotondetta tendono a ingrassarmi ulteriormente, non li ho presi. Bene ragazze, spero di essere riuscita a montare un video abbastanza chiaro, perché purtroppo servirebbe una stanza proprio adibita solo ed esclusivamente perché i video di trucco si riescono a fare in uno spazio ridotto, ma purtroppo i video dove si fa vedere l'abbigliamento si fa un po' più fatica, perché per far vedere un capo intero serve una distanza considerevole. Questo è tutto, spero che il mio shopping vi sia piaciuto e vi aspetto su Instagram. Ricordate di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto. Un bacio gigante da Federica, la donna qualunque.